Va bene, buongiorno, sono Mario Bianchi, il direttore dell'associazione Centro Down di Alessandria. Noi, come penso ormai sapete, ci occupiamo di ragazzi e ragazze con sindrome di Down, aiutandoli nell'inserimento sociale attraverso tutta una serie di attività e di possibilità di creare così inserimento anche nei posti di lavoro. Sabato e domenica 10-11 ottobre è la giornata nazionale dei portatori sindrome di Down. Cosa serve una giornata nazionale? Serve anche per ricordarci che ci sono anche loro. Cioè, molto spesso il Down non si vedono, si camuffano un po', i genitori stessi non sempre li portano in giro, però i Down ci sono. Sono una parte importante della nostra popolazione, cioè sono circa 40-50 mila Down in Italia. Nella nostra associazione ce ne sono una cinquantina di iscritti, tenendo conto che generalmente noi seguiamo i ragazzi un pochettino più grandi, mentre i ragazzi un pochettino più piccoli, quelli in età scolare, sono in questo periodo ben seguiti dalla gestione territoriale del CISAC. Niente, giornata nazionale sindrome di Down, quest'anno è sull'autonomia, il motto è bisogna essere autonomi, dobbiamo far sì che i nostri ragazzi diventino autonomi. Abbiamo preso spunto per quella coppia di ragazzi romani che è uscita anche sui giornali, quindi probabilmente qualcuno di voi l'avrà letta, e che volevano sposarsi e vivere insieme. Chiaramente i nostri ragazzi non possono poi per ragioni proprio di carattere fisico avere figli, però hanno anche loro diritto a una vita affettiva. Lo sposarsi e vivere insieme voleva dire una casa, voleva dire essere autonomi sia lavorativamente sia anche nella propria gestione della casa, e finalmente hanno trovato, dopo una serie di vicissitudini, dopo una serie di campagne sul giornale, una casa in affitto, si sono andati a vivere insieme. Quindi si sono resi autonomi. La nostra giornata e anche per i nostri ragazzi stiamo facendo percorsi di autonomia. Vogliamo sensibilizzare la popolazione sulla necessità che i ragazzi Down non vengano compatiti, ma vengano aiutati a diventare autonomi. Un ragazzo Down, se adeguatamente istruito, formato, aiutato, è in grado di fare quasi tutto quello che fa una persona normale, magari con dei tempi un pochettino più lenti, però è una cosa che è fattibile per loro. Possono lavorare, possono andare in bicicletta, possono muoversi sui mezzi pubblici, sono in grado di utilizzare perfettamente un computer, sistemi informatici, un cellulare, però non possono guidare l'automobile per una questione di invalidità, non possono fare cose che richiedono una grossa capacità di risposta immediata alle sollecitazioni esterne, ma tutto quello che nell'ambito lavorativo normale può essere fatto. Quindi noi con questa giornata vogliamo sensibilizzare la popolazione, passata in termine normale, su questa necessità. I ragazzi Down devono diventare una ricchezza e non un peso per la società. Possono diventare una ricchezza nel momento in cui sono autonomi. Noi saremo presenti in alcune chiese di Alessandria con il nostro banchetto, in cui porteremo cioccolato e amaretti, che serviranno, il ricavato servirà per finanziarci, ma porteremo anche Deplian, soprattutto informazioni su questa attività. Saremo poi presenti la settimana dopo, quindi dal 17 al 18, all'Outlet di Serravalle, dove riproporremo questa diciamo così, attività di informazione. Basta, io quello che chiedo, che noi come Centro Down chiediamo, è che ai nostri ragazzi sia data la possibilità di far valere quello che valgono. Detto questo, noi siamo a disposizione per tutto, anche per ricevere volontariato. Se qualcuno di voi in un attimo di libertà ha il desiderio di venire a fare volontario con questi nostri ragazzi, è bene accetto, ci sono sempre delle cose da fare. Ci trovate via Mazzini 85 ad Alessandria, c'è una segreteria il mercoledì e il venerdì, e lì potete trovarci sempre. Per ora grazie.